Te la ricordi la Happy House? Happy House, dai, te la ricordi? Io no, perché non esiste e non è mai esistita. Se di questi tempi, da un po' di anni a questa parte, non si trovavano più scritte nelle locandine, negli eventi, anche su internet, chi c'è a suonare e cosa fa, ciò ha portato via anche un po' di definizioni assolutamente assurde, come quella di Happy House. Però basta fare un giro su Mixcloud per accorgersi che certe cose sono dure a morire. E allora si trovano un sacco di Happy House Mix. Ora, siamo d'accordo, si sa cosa si vuole intendere con questo. La musica con tendenze house che sia divertente e ballabile, ma è una definizione che non ha assolutamente senso. Da un certo punto di vista mi fa sempre ridere quando mi parlano di musica allegra. È questo che si intende, qualcosa di ballabile, divertente, un po' più facile se vogliamo. Esiste veramente la musica allegra e la musica triste? Tecnicamente sì. Dipende sia dalle sonorità che dalla tonalità, dagli accordi. Un brano in maggiore tende a essere più solare, e questo è vero anche nella musica house, così come i brani in minore tendono ad essere più cupi. Invece, per quanto riguarda la sonorità, ci sono dei brani, come per esempio tendenzialmente quelli soulful, molto aperti, un po' più estivi se vogliamo, e invece c'è la musica elettronica, quella può essere molto più cupa. E anche all'interno degli stessi generi ci possono essere delle atmosfere, delle sonorità che fanno il pezzo. Ora, da questo a parlare di musica allegra ce ne corre, soprattutto quando si parla di musica house. Ci sono vari generi, vari stili, ma è difficile che si riesca a definire l'umore di un brano o l'umore di un set, anche perché ci sono delle atmosfere molto festaiole con della musica che altrimenti non sarebbe festaiola per niente, e così via. Così come un brano può essere trasformato da maggiore o minore e cambiare completamente intenzione, così come un genere non può essere definito allegro o triste, e così come non è sufficiente il tipo di accordi a definire l'ambientazione di un brano, cerchiamo di essere più precisi e cerchiamo soprattutto anche di, quando ci vengono chieste delle cose, di rispondere a tono, insomma, di cercare di far capire un po' come funziona. Lo sappiamo, se nel mezzo a un party ti vengono a chiedere musica allegra, ti ci puoi anche divertire e scherzare su. Però quando ci proponiamo online, quando facciamo i nostri mix, quando facciamo le descrizioni delle nostre serate, dei nostri pezzi, cerchiamo di non dire sciocchezze. È un po' questo l'obiettivo di questa serie di video. In generale, cerchiamo di scindere le definizioni da spiaggia da quelle che sono le definizioni dei generi. Vi chiederanno sempre di mettere musica un po' più allegra, un po' più ballabile, in qualsiasi tipo di contesto. Però noi, che siamo addetti ai lavori, continuiamo questa battaglia nel chiamare le cose con il loro nome. E allora, togliamoci dalla testa anche la definizione di Happy House, con tutti i suoi corollari che si portano dietro. Continua a seguire Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!